Nel 1912, scavando ad Amarna, capitale del faraone egizio Akhenaton, gli archeologi tedeschi riportarono alla luce un busto di sua moglie Nefertiti. Da allora questo splendido ritratto è diventato uno dei simboli più celebri del mondo antico, anche grazie al suo mix di autorità regale e raffinata bellezza. Quasi tutti i dipinti dell'antica Grecia sono andati perduti, per cui la nostra conoscenza dell'arte pittorica si basa sulle decorazioni dei vasi. Uno degli esempi più belli tra queste opere raffigura i due potenti eroi greci della guerra di Troia alle prese con un gioco da tavolo per alleviare la noia durante l'assedio della città. Nel 1974 un contadino cinese riportò alla luce i primi frammenti di ciò che si sarebbe rivelato come una delle più sorprendenti scoperte archeologiche della storia. Un esercito di circa 8.000 figure di terracotta a grandezza naturale sepolto nella tomba di Qin Shi Huang, il primo imperatore della Cina unita. Uno dei mosaici antichi più belli giunti fino a noi fu scoperto nel 1831 nella pavimentazione della casa del Fauno a Pompei. Raffigura Alessandro Magno che combatte contro il re persiano Dario III. Si basa probabilmente su un dipinto greco andato perduto e presenta una serie di dettagli naturalistici sorprendenti. Il Tempio di Atena Parthenos ad Atene è uno dei capolavori dell'architettura mondiale. Il suo fiore all'occhiello è costituito dalle magnifiche sculture in rilievo conosciute come Fregio del Partenone, che in origine era lungo 160 metri e conteneva 378 figure e 245 animali, diventato celebre per la rappresentazione espressiva della figura umana. La colonna Traiana a Roma, con i suoi 38 metri di altezza tutti decorati, spicca sui monumenti romani. Una spirale continua di scultura narrativa risale la colonna di marmo per celebrare i successi militari dell'imperatore Traiano in Dacia, l'attuale Romania. Il più grande e riccamente decorato arco celebrativo romano è quello di Costantino a Roma. Eretto per celebrare i primi 10 anni del suo regno e la vittoria contro il rivale Massenzio. Gran parte delle decorazioni scultoree, però, è stata recuperata da monumenti già esistenti. Il mausoleo venne costruito su una collina sopra Alicarnasso, l'attuale città di Bodrum, per Mausolo, satrapo di Caria, nell'odierna Turchia. I marmi giunti fino a noi includono una statua a tutto tondo che forse ritraeva lo stesso Mausolo, ma la struttura di questa meraviglia del mondo antico non è più integra. I ritratti a grandezza naturale del Fayum erano dipinti con l'encausto o con tempera su legno, quindi collocati sull'involucro delle mummie. Ritraggono uomini, donne e bambini, e la caratteristica che li contraddistingue è lo spiccato realismo di profonda e vivida intensità. Nel mondo antico, la città di Dura Europos, nell'attuale Siria, è stata uno degli avamposti più orientali dell'impero romano. Riscoperta nel XIX secolo, ci ha restituito una delle sinagoghe più antiche a noi note, riccamente decorata con pitture murali nello stile greco-romano. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici e ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!